tutti, benvenuti. Partiamo da Franco Segreto per lo sport. Buongiorno mister. Buongiorno. Volevo chiedere la prima cosa questa. È una partita inedita quella di lunedì, considerato che all'andata non si è giocato, non è stata testata la forza dell'avversario, quindi la definirei una partita inedita questa contro il Verona, perché quello 0-3 a tavolino ancora brucia. Poi volevo capire con quale rosa in Cosenza si presenta a Verona, considerato che sono state 8 le uscite, qualcuno tranne Embalo che è stato ufficializzato dovrebbe in sua condizione arrivare. Grazie. Ma io so che gli arrivi sono 3, perciò molto probabilmente poi vi comunicheranno altre cose. Noi andremo un 19-20, sono tutti giocatori della prima squadra, perciò ci giochiamo la partita come abbiamo sempre fatto. Non vedo il problema, al di là del valore del Verona, che in casa è una formazione forte, noi andiamo a giocarsi la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Volevo vedere qualcosa del Verona. Verona è una squadra che gioca 4-3, giocatori forti, non ultimo Di Gaudio che ha preso dal Parma, che è uno che in Serie B fa sempre la differenza. C'hanno Matos, c'hanno Pazzini, c'hanno Di Carmine, c'hanno Zaccani, che ti devo dire? Che è una squadra forte. Però si vede che anche loro a volte hanno dei problemi, perché sennò erano in testa alla classifica, no? Perciò noi dobbiamo cercare in ogni modo di fare la nostra partita e di creargli problemi in continuazione. Vittorio Scarpelli, Gazzetta del Sud. Buongiorno. Diciamo che è stato un periodo particolare perché si è svuotato di botto la rosa, qualcuno adesso sta arrivando. È un qualcosa di positivo perché chi ha magari dei mal di pancia, chi vuole più giocare va via, quindi si ci può allenare tutti i compatti, tutti tranquilli. Però l'altro lato della medaglia è che chi c'è si sente forse sicuro del posto. Ad esempio ci sono questa amichevole in presenzionale, al di là della pioggia, delle tante assenze, che non ti ha molto soddisfatto probabilmente, l'avevi messo in conto? No, io non metto mai in conto di perdere, nemmeno un amichevole. Però se te la prepari male, poi giochi male. Perciò questa è una cosa che abbiamo già chiarito con i ragazzi. Per quanto riguarda lo spogliatoio, il posto sicuro, con me è un po' difficile. Perciò io non ho di questi problemi. Io sull'arrivo di Embalo, il nome l'ho suggerito io e per la prima volta, diciamo d'accordo con Stefano, abbiamo cercato anche di cambiare un attimino quelle che sono le nostre caratteristiche. Poi Stefano sta facendo un lavoro che lo vediamo alla fine quello che sta facendo. Io sono contento di quello che sta facendo, è inutile sempre stare a parlare, bisogna parlare alla fine. Se alla fine i risultati tornano vuol dire che abbiamo operato bene. E chi è andato via aveva fatto al massimo 5 partite, di che stiamo parlando? Tito Carto. Mister, due domande. Una, le condizioni di carità di Maniero. L'altra, praticamente con Embala, con Sciaudone, c'è un cambiamento tattico da parte della squadra. Probabilmente lei passerà al suo 4-3-3 che ha sempre giocato in passato, oppure c'è da aspettarsi qualcos'altro? Mannaggia te, io ci ho mai giocato 4-3. A dire stava a parlare. Dipende sempre dalle caratteristiche che hai. L'abbiamo fatto anche l'anno scorso contro il Sud Tirol 4-3 quando è entrato Baclè, se vi ricordate bene, che abbiamo cambiato tutto. Qui non si tratta di moduli, si tratta di atteggiamento e di quello che vogliamo fare noi. Noi sappiamo che se non vinciamo le partite è dura. Perciò dobbiamo provare, anche rischiando qualcosa in più, a cercare di vincere da qualche parte, di vincere in casa le nostre partite che dobbiamo vincere, e poi alla fine se ci riusciamo ci siamo salvati. Noi dobbiamo avere la nostra fisionomia, la nostra identità, ce l'abbiamo sempre avuta col 3-5-2. Se decidiamo di passare a un altro modulo cercheremo di averla in tempi brevissimi, anche perché poi dipende sempre dalla caratteristica dei ragazzi quello che puoi fare, non certo da me. Raffaele Pozzi,
Raffaele Truccelli. Mister, buongiorno. Le chiedo intanto su Elmar, un giocatore che a me piace tantissimo, se è la tipologia di giocatore che può infiammare un po' anche lo stadio e dare quella superiorità numerica, come giocatori come Tutino, Baez, possa dare qualcosa in più nel giro di ritorno. E poi le chiedo, ho fatto una rapida ricerca, negli ultimi anni in Serie D praticamente non c'erano più squadre materasso, anche le ultime in classifica, tra virgolette, hanno quasi una media punti di un punto a partita. Le chiedo se il campionato ormai è diventato ancora più difficile e se una salvezza praticamente conterebbe doppio, visto tutte queste difficoltà e questo campionato competitivo nel basso della classifica. Ma che il campionato sia difficile si sapeva dall'inizio. Che poi sia diventato ancora più difficile era da mettere in preventivo, perché nel girone di ritorno le squadre in difficoltà spendano, tipo Padova, tipo Carpi, tipo tutti, perché poi in fondo ci si rinforza tutti e diventa un altro campionato. Noi ci dobbiamo far trovare pronti a questo campionato. Embalo è il tipo di giocatore che non avevamo, è un mancino, è uno che caccia bene punizioni e salta all'uomo, per di più è uno che è molto veloce, che ci permette di trovare altre soluzioni. Poi Baez e Tutino, io mi auguro che Gennaro torni ai suoi livelli, che Baez non sia quello della partita amichevole dell'altro giorno, perché ha dimostrato in alcune partite di fare la differenza e deve tornare a farla la differenza, perché se cambiamo qualcosa è anche per valorizzare i giocatori che forse in questo momento sono stati sacrificati. Poi però lo devono dimostrare sul campo, perché le chiacchiere le porta via il vento. Tutto qui. Alfredo Nardi. Mister, sbaglio quando dico che quando il Cosenza quest'anno poche volte, forse per la verità, si è schierato a fatto in difesa, ha subito di più dagli avversari, come si fa per ovviare adesso a questa cosa, se nel caso dovesse cambiare modulo e passare dal 3-5-2, dipende sempre dagli avversari, ovviamente. Certo. Come si fa ad avere più equilibrio a soffrire di meno? Ma io penso che la partita in cui noi abbiamo sbagliato totalmente tutto, io per primo, sia stata quella di Spezia, dove i nostri laterali continuavano a salire come se fossero a 5, invece nelle altre partite precedenti che abbiamo giocato a 4 abbiamo fatto bene. Dobbiamo essere intelligenti, se va uno l'altro non deve andare. Anche perché poi trovi gente che ha un passo importante e se non siamo attrezzati ci fanno male. Perciò sicuramente cambieremo qualcosa, ma cambieremo facendo determinate cose, sfruttando le caratteristiche dei giocatori che abbiamo a disposizione. Tutto qui.